Bene ragazzi, iniziamo la seconda unità di apprendimento, il ripasso del secondo rappresentante della letteratura italiana che abbiamo visto nel XVIII secolo come interprete di questa nuova mentalità illuminista che cominciava a pervadere la borghesia dell'Europa, Giuseppe Parini. Cominciamo con un po' di vita. Nasce a Milano nel 1729, in provincia di Milano, a Bosisio. È abbastanza povero, non fa parte di una famiglia ricca. Nel 1754, terminati gli studi giovanili, diventa sacerdote, senza averne una particolare vocazione, esclusivamente per potersi mantenere. I sacerdoti avevano uno stipendio legato al loro essere, sacerdoti. Nel 1752 comincia a interessarsi di poesia, frequenta una delle tante accademie nate in questo periodo, l'Accademia dei Trasformati, si fa conoscere per le sue prime poesie. La sua fama raggiunta come poeta, come grande intellettuale, lo fa assumere come precettore nella casa dei Conti Serbelloni, nella quale rimase dal 54 al 62. In queste case nobiliari i figli venivano educati da un insegnante personale privato della famiglia che si chiamava per l'appunto precettore. In questa situazione nobiliare nella quale si trova a dover lavorare, comincia a conoscere la nobiltà lombarda, che sarà nel bene o nel male l'argomento centrale della sua opera letteraria. Nel 1757 questa riflessione sulla nobiltà comincia a concretizzarsi nella sua prima opera, Il dialogo sopra la nobiltà, nella quale comincia la sua riflessione sui caratteri più deleteri, più oscuri della nobiltà, vista come parassitaria, vista come inetta, come incapace, come legata a delle tradizioni di sangue che però non avevano nessun riscontro sulla realtà, nella realtà. Dopo essere stato licenziato dai Serbelloni nel 1762, viene introdotto e preso come precettore in casa in Bonati. La famiglia Imbonati sarà importante perché poi la ritroveremo con Manzoni. Manzoni sarà figlio un po' di questa mentalità illuminista che inizia con Parini. Nel 1763 pubblica la sua grande opera, Il giorno, o meglio, le prime due parti. Il giorno era diviso in quattro parti, pubblica nel 1763 il mattino e nel 1765 il mezzogiorno. È un poema nel quale, come abbiamo letto, la giornata di un giovane signore, di un rampollo di una nobile famiglia milanese, trascorre, la sua vita. Quindi la descrizione di questa vita assolutamente inutile. È un'opera satirica, è un'opera che vuole mettere in luce, estremizzandoli, aspetti della nobiltà lombarda per trattarli con ironia. Passando il tempo, l'ironia, cioè il sorridere su aspetti negativi della nobiltà, diventa sempre di più sarcasmo, cioè diventa un'ironia triste, un'ironia nella quale gli aspetti più inutili della nobiltà lombarda cominciano a venire messi in luce con tristezza da Parini. È un passaggio di Parini che poi evidenzieremo da una visione positiva, o meglio, una visione di speranza che la nobiltà lombarda possa ritornare a essere la protagonista positiva nella società, a una visione negativa nella quale oramai la nobiltà non ha più spazio di possibilità di miglioramento. Nel frattempo, però, va avanti con le sue opere poetiche. Scrive delle odi. Le odi sono è un particolare tipo di forma poetica. Le odi di Parini, come abbiamo letto, sono odi di argomento civile, cioè raccontano di fatti concreti, di situazioni concrete che Parini attraverso la poesia si propone di migliorare, di cambiare. È l'arrivo delle idee illuministiche in Italia. L'illuminismo, come abbiamo detto, prevedeva che la letteratura non fosse esclusivamente legata al divertimento o al piacere del bello, ma servisse anche a migliorare la società. Questo punto, la fama oramai acquisita come grande intellettuale milanese lo fa entrare in quel gruppo di intellettuali che cercavano di riformare la società dell'epoca. Siamo a Milano, siamo sotto il governo,
austro-austriaco, dell'impero austriaco. È una Milano però che vede una possibilità. Siamo nell'epoca del riformismo, dell'assolutismo riformista che cerca di migliorare la società, che cerca di proporre delle riforme che possano permettere alla società di essere migliore. E in particolare a Milano, l'impero austriaco permette agli intellettuali milanesi di governare la città. Parini entra in questo governo, acquista un ruolo nell'amministrazione milanese. Questo periodo di amministrazione idilliaca, di rapporto idilliaco fra l'impero austriaco e l'amministrazione milanese termina nel 1786, quando il nuovo imperatore Giuseppe II impone delle riforme molto radicali, centralistiche, toglie al governo milanese la sua autonomia. È la fine del sogno di Parini, la fine del sogno di un riformismo illuminato, cioè di un'autorità comunque assoluta, quella dell'imperatore, che però si lasciava illuminare dalle menti degli intellettuali milanesi. Il secondo colpo di grazia alla speranza pariniana di riformare la società arriva nel 1789 con la Rivoluzione francese, che impone delle scelte di riforma rivoluzionaria. Quindi il riformismo moderato, il dispotismo illuminato, che era il sogno di Giuseppe Parini, viene completamente distrutto dalle notizie che arrivano dalla Francia, soprattutto dagli orrori provocati dal terrore rivoluzionario. Morirà nel 1799. Le successive generazioni faranno di Parini un mito, soprattutto Foscolo. Un poeta che fremeva, ce lo presenteranno come un poeta che fremeva di passione civile, eroico, che combatteva contro il dispotismo, un testimone della rinascita politica e civile della società italiana. Perché un intellettuale illuminista? Parini, abbiamo detto, si inserisce nella stagione del riformismo illuminato, che abbiamo visto in storia. Nell'Europa si cerca di creare i presupposti per cui la ragione, il mondo assolutista, illuminato però dalla ragione, senza essere necessariamente democratico, possa permettere al mondo di avere governi più giusti, soluzioni politiche più giuste per il benessere della popolazione. E gli abbiamo detto lo fa partecipando alla vita politica del Ducato di Milano, oppure attraverso la sua poesia, in particolare con le odi civili e con il giorno. Il progetto, come abbiamo detto, sparisce e viene spazzato via prima dal ritorno al dispotismo di Giuseppe II e poi dalla Rivoluzione francese. I principi ispiratori del pensiero di Parini sono una monarchia, una nobiltà illuminata, quindi dispotica, assoluta, ma illuminata, perché permette agli intellettuali di riformare la società, che diventerà una società più giusta. Il progetto fallisce e vedremo come Parini si rifugia invece negli ideali più neoclassici. Quindi che abbandonano la contingenza storica, il momento storico, per rifugiarsi in un'antichità vista come piena di valori, ideali e di bellezza. Le odi illuministiche, le odi civili di Parini, ne elenchiamo alcune, ne fa tante, le scrive fra il 1758 e il 1766. La prima è la vita rustica. Parini contrappone il mondo visto come laborioso, puro, pulito del mondo contadino rispetto alla debolezza, alla sporcizia, alla corruzione di chi vive in città. Anche qui vuole dare degli esempi al mondo cittadino di come si debba vivere anche in città, riferendosi agli ideali invece di chi vive in campagna. La stessa cosa la fa in un'altra ode illuministica, la salubrità dell'aria. La salubrità dell'aria è un'ode che celebra in particolare la purezza dell'aria delle campagne, che è dovuta semplicemente alla saggezza contadina, cioè all'uso della ragione da parte dei contadini, mentre invece in città c'è un odore tremendo e Parini ci descrive le infestazioni dell'aria dovute al sudiciume nel quale vivono i cittadini di Milano. Lui utilizza un lessico fortemente realistico, quindi abbandona il lessico elevato, tipico della letteratura italiana per metterci proprio dentro alla situazione di sporcizia e di puzza della città milanese.
però inserito in una struttura di un node, quindi una struttura classica, una struttura molto ben costruita. La musica, anche qui ci fa capire l'interesse di Parini per i problemi concreti. La musica è un node che combatte l'abitudine dell'epoca di castrare i bambini ancora piccoli per avviarli poi alla carriera di cantanti, perché i castrati svolgevano un ruolo nel canto dovuto alla loro mancanza di attributi maschili, che quindi gli permetteva di raggiungere delle tonalità molto più elevate. Oppure l'innesto del vaiolo, siamo in un'epoca di grandi mutamenti nella medicina, e lui in questa ode polemizza contro i medici conservatori che rifiutano di vaccinare dal vaiolo le persone. Oppure un'altra ode civile che affronta un altro problema, quello della povertà e della criminalità. Si richiama all'opera di Beccaria che abbiamo letto, dei delitti e delle pene, e afferma che la criminalità è una conseguenza del bisogno. Se si sconfiggerà il fatto che le persone povere hanno bisogno di mangiare e di sopravvivere, si eliminerà anche il problema della delinquenza. Quindi la poesia assume un valore civile, non è necessaria come il pane, ma può essere utile. E qui entra in scena l'idea centrale di Parini, che è la poesia come utile, la poesia che unisca il bello, cioè deve essere bella la poesia, deve potersi leggere con piacere, ma deve essere anche utile a qualcosa. Abbiamo visto però che a un certo punto la sua speranza di riformare la società anche attraverso la poesia finisce, cambia il suo modo di scrivere. C'è il periodo cosiddetto delle odi neoclassiche, gli ultimi 10 anni di scrittura di Parini. Se le ode illuministiche avevano trattato temi di attualità, di utilità e il ruolo civile che ha il poeta per riformare la società, le ode neoclassiche affrontano invece temi più personali di Parini, affrontano dei grandi ideali e soprattutto affrontano il ruolo eternizzante della bellezza poetica, che rivedremo molto in Foscolo. Questa cosa va imparata bene, la poesia che rende eterno chi scrive poesia e chi è cantato dalla poesia. Le principali caratteristiche sono appunto temi personali, a volte diretti del protagonista, ad esempio nella Caduta, oppure uno stile nel quale emerge il neoclassicismo, quindi la perfezione formale, l'equilibrio dell'espressione. Non si deve trascendere nelle emozioni, ma si deve rimanere rigorosamente perfetti nel modo di scrivere. Le sue opere principali sono La Caduta, che abbiamo letto in classe, nella quale egli afferma di preferire di morire in povertà piuttosto che rinunciare ai propri ideali e piegarsi a chiedere favori ai potenti. Oppure il pericolo, nel quale lui affronta il tema della bellezza delle donne, lui al quale era negata la vita matrimoniale essendo un sacerdote, soffre di questa cosa. Oppure la prima grande opera neoclassica della letteratura italiana, che è l'Ode alla Musa, nella quale egli afferma l'ideale della moderazione, della semplicità, della naturalezza, della purezza, chiedendo alla poesia di svolgere questo ruolo. Ma veniamo al centro dell'opera pariniana, la polemica antinobiliare. La letteratura deve cambiare la nobiltà. Vedete in questa immagine una delle tante vignette satiriche nelle quali le tasse sono tutte a carico semplicemente del popolo, nei suoi vari rappresentanti. Nel dialogo sopra la nobiltà nel 1757 si immagina che un cavaliere venga seppellito insieme a un poeta plebeo, un poveraccio. Questo cavaliere cerca di dimostrare la sua superiorità dovuta al suo sangue, ai suoi grandi antenati, quindi alla sua nobiltà. Il poeta smonta tutte le tesi di questo nobile e gli dimostra che gli uomini sono tutti uguali e che l'unica vera nobiltà è la nobiltà d'animo, cioè quella che viene data dalle virtù indipendenti dalla nascita. Il nobile alla fine si arrende e riconosce di essere presuntuoso e decide di cambiare. È il momento in cui Parini spera ancora che la nobiltà possa cambiare e possa prendersi le sue responsabilità nel governo e nell'amministrazione, della città milanese.
La sua grande opera in cui attacca la nobiltà è sicuramente Il Giorno. Nelle sue prime due parti, Il Mattino e Il Mezzogiorno, c'è ancora la speranza nella collaborazione fra gli intellettuali e il potere, quindi nella speranza che la nobiltà possa farsi carico di questa riforma finalmente della società. Quindi è un Parini speranzoso, un Parini ironico, e anche divertente. Le ultime due parti che lui scrive più avanti, invece, vedono la disillusione, cioè Parini non ha più la speranza che i nobili possano rinnovarsi ed entra il sarcasmo al posto dell'ironia, cioè si mette in evidenza l'assurdità assoluta dei comportamenti nobiliari con ferocia e con forza. Il giorno che cos'è? È molto semplice. C'è un giovane percettore che in modo ironico esalta la giornata di un giovane nobile. L'obiettivo di esaltarlo è quello di smascherarne i vizi, i privilegi, di mettere in evidenza la sua pochezza umana e la nullità, la totale assenza di valori che ha questo giovane signore. Il giovane signore è descritto come un automa, cioè non ha una vera e propria vita, non è un personaggio tutto tondo, non è un personaggio che ha delle caratteristiche, è un automa che vive delle cose assurde in modo assurdo, che qualsiasi lettore è disgustato da quello che fa questo nobile, e l'intento di Parini è quello di mettere in evidenza appunto l'aristocrazia parassitaria che ha perso le virtù dei propri antenati. Vi ho messo alcune immagini di vita nobiliare dell'epoca, qui abbiamo la colazione, qui abbiamo un quadretto nel quale c'è un nobile che vive la sua giornata. Come abbiamo detto, lui utilizza due tipologie di satira. La prima è quella che si muove attraverso l'ironia. Utilizza in particolare una figura retorica che si chiama antifrasi. L'antifrasi vuol dire una cosa volendo affermarne un'altra. Ad esempio, famosa di Manzoni, Don Abbondio non era certamente un cuor di leone. Cioè, si dice una cosa per dire l'esatto opposto, cioè si mette in evidenza l'assurdità della vita del giovane signore attraverso la esaltazione delle cose assurde che fa. L'altro è il sarcasmo, quindi quando ci sono contenuti morali ed etici molto forti, utilizza affermazioni dirette, cioè utilizza il sarcasmo, una condanna forte di quello che succede, di quello che fa il giovane signore, ed emerge qui forse il vero Parini, quello appassionato, quello indignato, dalla nobiltà che ha conosciuto attraverso il ruolo di precettore. L'esempio più forte che abbiamo letto di sarcasmo è quando racconta la colazione del giovane signore che per potersi permettere di degustare, la cioccolata o il caffè, viene esaltato il fatto che per permettere appunto a questo signore la degustazione sono stati massacrati milioni di indios nell'America meridionale. Ci sono tanti episodi, alcuni li abbiamo letti, sono una grande varietà di temi, di situazioni, di comportamenti di questo giovane signore. In particolare viene messo in ridicolo la passione per la moda, la vanità di questo giovane signore, abbiamo visto la mattina in bagno quando si prepara, la cura delle apparenze, è più importante l'apparire che l'essere, e l'assenza di scopi, cioè la giornata di un signore non ha nessuno scopo, è fatta per vivere ed esaltare la sua inutilità. Il poeta attraverso questa descrizione vuole appunto colpire i privilegi e i pregiudizi che vive la nobiltà dell'epoca. Ci fermiamo qua. È un riassunto molto breve, molto veloce. Anche in questo caso vi chiedo di lavorare molto bene sui testi che abbiamo letto in classe, perché letteratura è lettura dei testi, analisi dei testi, sulle quali innestare appunto queste idee che che abbiamo condiviso in classe. Buono studio a tutti.
casa che non mi esiste. Registrato.